cittadini, ci colleghiamo subito con la nostra Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it. Flavia, eccomi. Ciao tesoro, stasera è tutta una corsa, quindi andiamo velocemente al libro che ci proponi. Allora, il libro di oggi è già un libro estivo, perché è un libro sul viaggio e sull'amore e su qualcuno che suona il clacson, non c'entra niente, mi hanno suonato il clacson dietro. Allora, il libro è l'incredibile storia dell'uomo che dall'India arrivò in Svezia in bicicletta per amore. È il titolo più lungo dell'universo. Beh sì, cioè anche la Bert Müller sta facendo un applauso in questo momento. Lo so, però rende molto in effetti. E l'autore è Per J. Anderson, che è un giornalista svedese. La storia è quella che sembra nata per un film, ma in realtà è vera. Quindi è una storia vera? È una storia vera, sì. Cioè questo ragazzo indiano, tale PK, che è ovviamente in realtà un nome lunghissimo che nessuno si ricorderà mai e quindi lo chiamano PK, praticamente nasce nella casta degli intoccabili, quindi nasce molto povero, in una situazione molto svantaggiata. Lui è un artista e nella sua vita ha una serie di sfighe allucinanti una dietro l'altra, però fra le varie sfighe all'inizio, diciamo appena nato, c'è una sorta di profezia che gli dice che lui sposerà una donna che viene da una nazione molto lontana e che è molto chiara di pelle. Ok. Quindi dai, assurdo in India una cosa del genere, ma com'è possibile? Soprattutto per un intoccabile. E invece cosa succede? Che a un certo punto della sua vita, da giovane a Delhi, incontra Lotta, che è una svedese, ragazza svedese, che è fissata con l'India e che è andata a fare questo mega viaggio alla ricerca di se stessa proprio in India. E incontra lui. E quindi inizia una storia tra di loro, immagino. Si innamorano, sì. Però lei deve tornare a casa sua e a quel punto lui decide di imbarcarsi in questa impresa. Compra una bicicletta con i pochi soldi che ha e inizia a pedalare per la Svezia. Che meraviglia! Quante fermate hai dato a questo libro che mi sembra meraviglioso? Poveraccio, lui molte di più, io gli ho dato una ventina. Ok, la frase che hai scelto qual è? Allora, la frase è: se hai imparato una cosa dalla vita è che toccare il fondo non è sempre la cosa peggiore che possa capitare. Mi sembra una bella frase questa, davvero una bella frase. La domanda che mai ti vorrei fare, la metro che hai scelto? La metro sono due. È due, una ti è la metro di Delhi, ovviamente, che rappresenta lui, e l'altra è gli autobus, perché la metro non c'è, di Göteborg, che è la città più vicina al paesino dove nasce Lotta. Perfetto, senti, ricordalo tu il titolo, l'autore, la casa editrice oggi, senti, va. Allora, l'incredibile storia dell'uomo che dall'India arrivò in Svezia in bicicletta per amore. Brava. Il titolo. L'autore è Per J. Anderson e la casa editrice è Sonzogno. Va bene, sei stata perfetta. Grazie. La Capone ritorna la settimana prossima con le sue letture metropolitane. Grazie Flavia, ti bacio. Ciao. Ciao.